Ho incontrato sto tizio mentre giocavo per conto mio e con un danno singolo fa 999. Non è molto resistente, ma ti shotta la squadra. Wow. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Mitopia. Nello scorso episodio abbiamo salvato la fata Buttercup, la quale faccia era stata rapita, e oggi insieme a lei andremo a salvare sua sorella Blossom nella foresta Sequoia. Cominciamo. Ovviamente anche alla sorella è stata rubata la faccia, quindi ci toccherà salvarla. È un po' come tutti quanti gli altri abitanti del mondo di Mitopia, ma beh, me l'aspettavo, sinceramente. È così buio qui, non mi piace per niente. Anche noi elfi stiamo alla larga da questa foresta. È così spaventosa. Ma tua sorella è qui, vero? Sì, ho molta paura, ma dobbiamo proseguire. Blossom, spero che tu stia bene. Sì, praticamente se non avete visto gli ultimi due episodi ho spiegato che appunto avevo preso da Wariopide, mi pare, se non sbaglio, i mi delle Powerpuff Girls. E attenzione, Koboldo! Cos'è? Una specie di antitesi di Massimo Boldi? Perché Ko in mezzo, no? Capito? Una battuta, brava. Sono un genio. Dunque, però è fighissimo come personaggio. Ha queste orecchie puntute con l'anello. È tipo un goblin moderno, diciamo, moderno nel senso di è un goblin che ha preso usi e costumi degli umani e si è messo un orecchino così. È forte però. Poi magari il koboldo è un vero mostro di cui si narra in qualche libro, ma non l'ho mai sentito nominare a dispetto di goblin, fate e quant'altro. Quindi magari poi mi informerò. La cosa interessante è che questi koboldi danno come ricompensa le ciambelle. Forte. Oh, un nuovo compagno! Ragazzi, ragazzi, ci siamo. Calmati, calmati. Vediamo un po' che c'hanno i nostri amici, va? Ah, questa Zelda però è molto carina. Dovrebbe essere quella A Link to the Past? No, è Link Between Worlds, forse. Barry di B-Movie? Cavolo, Benson. Cosa? Come cavolo? Bellissimo, bellissimo. Illuminato, sì. Però così basso. No, vabbè, dai, sì. Oddio, in teoria sarebbe caparbio lui. Vai, tanto che stiamo facendo i meme. Illuminato col fiore. Flowey. Flowey. No, vabbè, dai. Dopo il fandom di Undertale mi lincia. Ok, confermiamolo così. Oddio, un po' particolare perché l'occhio, sono le ciglia, sono le sopracciglia, un po' confuso. Però ci sta, guarda che carino. Aprili però sti occhi. Il gruppo è di nuovo al completo. Luminarto, te ne vai qui. E se non sapete perché ho detto Luminarto, beh, non siete nel giro dei meme da troppo tempo, vuol dire. Io vorrei una nuova arma. No, vabbè, subito, subito, un peluche. Ma ragazzi, ma scherziamo? Ma facciamo l'avventura meme e prendiamoci anche un peluche. Questo mi ricorda Dead Rising, dove c'era un peluche su una sedia a rotelle che sparava proiettili a raffica. Molto molto bello. Allora, oh, ok, qui si aprono altre strade. I tesori li prenderò poi per conto mio prima di uscire dal villaggio e prima che il Duca del Male mi si freghi un'altra volta da tutti quanti i compagni, perché sicuramente accadrà. Deve accadere per forza. Come cammina il Luminarto? No, non l'ho visto. Allora, che succede? Stai inseguendo il Duca del Male Gianni? Esattamente. Hai un coraggio da leone. Ma, ecco. Anche a me piacerebbe essere così coraggiosa. E lo dice Buttercup. E lo dice Buttercup. Come cammina il Luminarto? Come un fiore, ovviamente, certo. Con gli steli. Ah, lui però qui non prende sole, quindi è meno forte. Perché è tutto ombroso. Che poi sti koboldi sono fortissimi. Quello di prima. O poi tutti attacca. Wow. Iniziamo subito a potenziare inoltre i nostri amici nuovi con Petal di ciliegio. Vai. Ho visto le sue statistiche. Attacco e magia sono molto alte. Anche se la difesa è quella predominante. Quindi. Carino comunque ciliegio. Dai, mettiamolo. Quindi probabilmente è più un tank. I tesori, come ho detto, li prenderò poi per conto mio perché non voglio perdere tempo durante la registrazione e farvi vedere il corposo del gioco, no?
Eccoci. Mi chiedo dove sia finito Gianni, il duca del male. Immagino che sia nel suo castello, in cima al vulcano, che si trova lontano da qui, a est. Un vulcano? Sì, Erutna. Un luogo terrificante. Ma tu ci andrai comunque, vero? No, vabbè. Che coraggio, vorrei tanto essere come te. No, non vorresti. Credimi. Oh, oh! Ah, certo! Qui ci vuole una pietra che abbiamo recuperato prima. Guarda un po' che casi proprio, eh? Un vicolo cieco. C'è un foro sulla porta, però. Aspetta, forse quella pietra che abbiamo trovato si incastra perfettamente. E quindi si apre. Quale meccanismo? Il passaggio è aperto! What? Incredibile. E ci porta al tesoro. E invece noi andiamo avanti. Vabbè, mi compro il proiettile bomba. Oh, questo farà male sicuro. Vai, equipaggio, che bello a vedersi, vai. C'è la morte disegnata sopra di esso. Vai, continuiamo. Adesso salveremo Blossom a tutti i costi. E mi sa che ci siamo, eh. La porta est è bloccata? Sì, è sigillata da un potente incantesimo. Ah, ma ora che ci penso? È una nostra magia. Potrei aprirla se vuoi davvero inseguire il duca del male. Oh, sì, sarebbe molto gentile da parte tua. Ma prima dovremmo salvare mia sorella. Dobbiamo essere tutte e tre insieme per rimuovere l'incantesimo. Ah, capisco. Ok, allora diamoci da fare. Yes. Eccoli, ci siamo ragazzi, sì. È proprio qui. Blossom! Nani? Non può parlare. Un uccello. Chi è che fa sti versi? In Pokémon ci sono dei leggendari che fanno. È un gufo. Che carino però con la faccia di Blossom. Oh mio Dio, il collo gli si streccia e si gira tutto. Mamma mia. Fa senso a vederlo. Ah ragazzi, cavallo. Effetti sbalorditivi a seconda della classe. Ma non funziona con la battaglia automatica. Vediamo che fa. Salve, sono Andre Link. Mi consumo tutti quanti i miei punti magia o punti mana. Fa tanti danni! Operazione completata, ma qui ragazzi è uno sterminio! Ventata bucolica! Ma che nome è? Perché bucolica? Ma come? è bellissimo tutto ciò. Vai, continuiamo. Non ci arrenderemo mai? Eh sì, però. Vediamo un po', quanti PS ha il nemico? Wow, poco più della metà li abbiamo fatto. È forte, eh. Abilità magia, fuoco a casaccio, no, mi proiettile. Mi dispiace illuminarti, ma tocca a te. Gli altri tutti quanti già l'hanno fatto. Ah, è l'ultima goccia, tua sorella è l'ultima goccia di rugiada poi, tra l'altro. Abbiamo due caparbi a quanto pare, sia Gibanian che Illuminarto. Beh, va bene così direi. Va bene comunque, non importa. Elogio, va bene, fammi curare però. Pepiera! Bene. Usare gli amici col Panzer non è proprio l'idea migliore, ma ragazzi, si fanno un po' di danni. Bene, bene. Che tempo meraviglioso. Andre Link! Aspetta. Cavallo? Attacco in sella. Posso farlo comunque? Sì. Ah, ok. È tipo la confusione in Pokémon che potrebbe andare a segno l'attacco come potresti colpirti da solo. Uguale. Grazie tesori. Prego, tesoro. Non lo so. Che botte ragazzi. Botte da orbi. Vediamo un po' la sorella di mezzo. Quella con più sinuosità si muoveva. Come un serpente. Certo, il viso non è che aiuta, però. È contenta almeno, dai. Guarda come anche. Quella gamba è. Ha le gambe storte? Ma come i fenicotteri, ce l'ha lì indietro. Ma poverina. O forse è proprio tutta storta lei. Meno male, temevo già che fosse arrivata la mia fine. Blossom.
Oh, è così? Che cosa? Vuoi dirigerti est per dare la caccia al duca del male? Beh, quella è l'idea. Questo sì che mi piace. Raggiungici più presto possibile alla porta orientale del villaggio. Andiamo, Buttercup. Aspetta! Grazie di averci aiutate. Ok, ciao. Ora dovrei andarmi... A parte che ora c'è la locanda. Però mi andrò a prendere un po' di tesori. Magari potenzierò anche i personaggi che verranno poi un'altra volta rapiti. Pur secondo me accade ancora una volta. A meno che affrontare il duca del male è il prossimo step. E poi ci riprendiamo gli amici e il post game ci sarà tutte quante quelle altre cose strane che abbiamo già visto. Cioè meglio che ho intravisto, come la città a nord. Vedremo, vedremo poi. Intanto facciamo pace con gli illuminati. Pace fatta, e va bene. Bene ragazzi, allora il video termina qui. Nel prossimo episodio andremo a vedere cosa accadrà a quella porta, dovrà aprirsi. In realtà secondo me ci vuole qualcos'altro oltre al potere delle fate, ma vedremo poi. Andremo anche ad affrontare il duca del male Gianni? Chi lo sa? Ad ogni modo io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video, in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!